Aio, all'osteria numero 20. Paronzi, bonzi, bo. Chi è che busta sti conventi? Paronzi, e adesso che altro potremo fare? Anche questa giornata è finita e non ci resta che tornare a casa come tutte le sere. Alberto vive con la mamma e la sorella e lui sa che la mamma non va a letto se prima non è tornato. Ecco Alberto. Riccardo, come ogni sera, si accorge di ingrassare. A quest'ora rientri, delinquente. Buonanotte, papà. Buonanotte, mamma. E Leopoldo, dopo aver consumato la cena che le zie gli lasciano nella stanza, si prepara a lavorare alla sua nuova commedia. Ha messo il suo disco preferito, Vola nella notte, e siede al suo tavolo. Svita la stilografica, disegna un triangolino, insegue sul soffitto i suoi personaggi. È la servetta degli inquilini accanto. Ciao Caterina, come stai? Male con questo freddo. E te? È così, sto lavorando. Ah sì? Ah, che bella luna. È bella come te. Bugiardo. Ma che suoni sempre con questa canzone te? Mi ispira, sai. Per le strade deserte, come tutte le sere, rimane soltanto Moraldo. Se davvero partissi anch'io. Ehi, ciao. Ciao. Ma dove vai a quest'ora? Ma sai che ore sono? Sono le 3. Non vai a dormire? A dormire? Io mi sono alzata adesso e mi alzo sempre alle 3, tutte le mattine. E perché? Perché vado a lavorare. Come lavorare? Lavoro là, alla stazione. Ma vieni qua, siediti. Che fai? Eh? Che tipo di lavoro fai? Te l'ho detto, lavoro. E questo sarebbe il cappello da ferroviere? Sì. Ma di un po', sei contento? Beh, si sta bene. Vuoi una sigaretta? Ce n'avevo una qui. No. Non c'è non più, fa mi niente. Dispiace. Io devo andare. Senti. Ciao. Ciao.